back in ETV. Ciao a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Balcony TV Trento. Io sono Jenny e oggi qui sulla splendida terrazza del rifugio Bindesi ho il piacere di ospitare i Kalembur. Vi lascio subito con il loro singolo Yours and Mine. Buon ascolto. I look out to the sky, this light is yours, your stomach is mine. So can you sleep, cause I can know my growing fears lay to shore. But I feel so dumb and weak, and you are strong. I hope for the time. It's like it's yours and mine. To leave my hands, open my eyes, my heart is cold for all your lies. I've lost myself under the sand, but I've been true for all I've done. But I feel so dumb and weak, and you are strong. I won't fold them tight. Each life is yours and mine. Each life. It's yours and mine. Grazie ragazzi. Grazie. Marco, tu eri alla chitarra e voce, sì. Ti chiedo di presentarci gli altri componenti del gruppo. Sì, allora, Matteo al sonaglio, normalmente alla batteria, e Davide alla fisarmonica oggi, ma anche tastiera e piano. Da quanto suonate insieme? Un annetto. E vi siete incontrati per la musica o per altri interessi comuni? No, non ci conoscevamo, ci siamo incontrati per la musica, poi è nata una bellissima amicizia, quindi quello meglio. Il nome del vostro gruppo da cosa viene? Kalembur è un francesismo, è un gioco di parole sostanzialmente, dove due parole con la stessa fonetica hanno due significati diversi per sottolineare il dualismo che abbiamo tra folk e rock. Se notate ed è bellissimo. Ah, grazie. La canzone che ci avete regalato oggi, che significato ha per voi? Yours and Mine è una canzone introspettiva, è una canzone che racconta di un addio, in poche parole. Ok, sei tu giusto che scrivi i testi delle canzoni? Sì, sì, sì. Come riesci e dove trovi l'ispirazione? Sicuramente elaboro delle esperienze che vivo in prima persona,
Poi la notte mi metto e metto a posto le idee, poi le porto ai ragazzi e le arrangiamo insieme. Ok, quindi sempre la notte? Sì, la notte è il must per scrivere. Ricordiamo, voi siete di Torino? Sì. Siete venuti qui a trovarci perché eravate in zona, perché avete fatto un concerto? Sì, abbiamo suonato l'altro ieri a Verona e stiamo girando un pochetto, abbiamo fatto Innsbruck, Monaco di Baviera, poi torneremo a casa oggi. Il concerto più bello che ricordate? Tutti d'accordo su Style Conception a Innsbruck, una galleria d'arte, un concerto molto intimo, però molto, molto vissuto, molto partecipato dalla gente, è stato fantastico. Per chi da casa volesse continuare a seguirvi, avete una pagina Facebook? Sì, siamo su Facebook, Kalembur, oppure su YouTube, Kalembur Music, anche Instagram, Kalembur Music. State lavorando anche al progetto di un nuovo EP, giusto? Sì, dovremmo, appunto, non abbiamo tanto materiale adesso, ma dovremmo in estate, se riusciamo, a incidere questo EP, tra l'altro con questa traccia all'interno. Ok, grazie. Chiedo a voi com'è suonare tutti insieme? Ah, no, per me è bellissimo perché giriamo, siamo ottimi amici, quindi no, per me è top. Ah, sicuramente, cioè, l'affiatamento anche che si è creato, come diceva Marco, è importante, anche perché quando ti ritrovi a dover passare più giorni magari insieme ai tuoi compagni di gruppo, quando ti ritrovi a dover arrangiare nuove canzoni, nuove formazioni, insomma, diventa anche importante poi l'affiatamento, quindi sicuramente sono molto contento di come stanno andando le cose. Siamo d'amore d'accordo. Sì. Marco, in questa mezz'oretta abbiamo capito che tu sei il più pignolo del gruppo. Loro sì, come li definisci? No, non li definirei perché santi, perché mi vengono dietro. No, io faccio parte del gruppo ignoranza, ma nel senso, ma si finisce qua il gruppo ignoranza. No, dai, io quindi ogni tanto entro anche nel gruppo. Io sono un po' in mezzo, infatti. Ci vuole equilibrio. Giusto, noi vi ringraziamo di essere venuti qui a Trento a trovarci a Balconi TV. Da casa mi raccomando, continuate a seguirci, riguardatevi le puntate precedenti e quelle nuove che stanno per uscire. I ringraziamenti vanno come al solito a chi ci ospita del Rifugio Bindesi, all'area musica, in realtà in particolare a Stefano, Fabrizio e Laura. Grazie. Balconi TV.